Nella sostanza c'è che adesso uno si aspetta da questo management di recente avvento il talento della gestione, si aspetta una Io però lo concordia. vedo, sinceramente, lo vedo. Adesso io mi aspetto, saltranno quest'estate, arriveranno 5-6 giocatori forse, salteranno e ne arriveranno 2-3 e poi siamo arrivati, cioè il grosso è iniziato, è stato fatto, non, io non, abbiamo preso 11 giocatori, 71 milioni, la Roma non l'ha mai speso nella sua No, storia, mai, no, mai, no. mai, Il mai, problema è vedere zero. se li spendi bene, Tonino. Perché al di là del Sì, numero, al ma di là del numero dei giocatori che devono arrivare, bisogna vedere la qualità. appunto, no? E poi la conformità Su questo si sta all'intendimento di lavorando, su questo capossa. la risposta c'è sesto posto finora, che E i non è una migliori gran sono al risposta, Barcellona. Appunto. però. Vabbè, comunque poi alle 11.30 noi seguiremo in diretta la conferenza stampa di Luis Enrique, sentiremo un po', tanto sarà pedisse quale altre, non ci sarà niente di nuovo, le domande saranno le solite, le risposte ancora di più. E tutto questo alla vigilia di un Palermo-Roma nel quale potrebbe mancare addirittura Totti, Purtroppo Tonino. sì, purtroppo sì. Pare che sì. Si vedeva oggi, si vedeva oggi. Cioè, posso Problema. fare una domanda, curiosità? Devi La farla. Roma vince a tre volte il Superenalotto e si ritrova con 300 milioni di euro. Può comprare Ibrahimovic. Ibrahimovic potrebbe giocare con questo allenatore? Un Sì, secondo uomo me sì. calciatore, un uomo come Ibrahimovic? Ibrahimovic, secondo me, giocherebbe poco perché Secondo Vanno me a lo. cassotti negli Capito, spogliatoi. capito. Secondo me giocherebbe molto poco. Gli fa un numero tipo quello che ha fatto ad Allegri Esatto, dopo esatto, Arsenal, Milan, esatto, Luis esatto. Enrique. Ibrahimovic lo trovi nella D'accordo portineria dei con Trigoria te. a coltivare piante. Però non mi sembra, cioè, che vuol dire? Con Guardiola non ha giocato, infatti. Secondo me potrebbe anche giocare con Luis Enrique, visto che Luis Enrique è amato da tutto lo spogliatoio, completamente. Con Guardiola non ha giocato? Su Guardiola c'è una biografia, c'è una storia, se n'è andato Ibrahimovic da Dopo Guardiola, un ma anno con sopportato. 26 gol No, e no. Sì, no. titolo. No, ma scusa, sei tu che dici che non può giocare con Luis Enrique, secondo me gioca con Luis Enrique, perché Luis Enrique, essendo un Io, allora, ex se può calciatore, giocare, mi ricredo. un Ah, campione come conclamato, un no? allenatore che ha sicuramente del talento, che appunto tra poco allenerà il Barcellona, ma a Roma ci fa schifo, chiaramente. Secondo me l'allenatore i campioni li fa giocare No, no, sempre. ma a me Sì, non ma è fa schifo. un'ipotesi irreale, ecco. No, però Tonino, Tu questa è la le metti? domanda. La paura è quella di non poter arrivare a determinati giocatori a prescindere dal loro prezzo di mercato. Ecco, Dici secondo per il me, per il carattere? carattere, cioè. No, secondo me no, perché secondo A me mi ha me scioccato la cosa sembra di un De Rossi, Torino, paradosso. quindi sono ma veramente scioccato, dal Ecco, punto di allora vista. tu parla con De Rossi e De Rossi ti dice che Luis Enrique ha fatto bene. Più di così, che bisogna dire? Niente, Cioè, infatti, va a bene così. Bergamo, De Rossi dice che Luis Enrique ha fatto bene. Che bisogna fare? Niente, no, si prende atto e si va avanti. No, Certo. veramente, No, cioè, o ci veramente. prende in giro tutti, Davvero, non lo so. però a me mi ha scioccato, però è vero, hai ragione te, poi alla fine la risposta è quella. Sì, Perché poi L'ha magari detto tante De cose non si Rossi, viene. sanno, spogliatoio è sacro È veramente, vero, questo è il è terzo vero. allenatore, Per fortuna. non fa Cioè, sono sapere gli le altri che cose. hanno detto Perché che ha ha giocato sbagliato. Piscitella a Catania, cose Bravo. solo per E scelta non tecnica Boyan? secondo voi? Esatto, chissà perché, magari tante cose non Appunto. si sanno, quindi il Sì. gruppo magari l'apprezza, Vabbè. giustamente. Va bene, va bene. Staremo a vedere. Intanto alle 11.30 conferenza. Sì, E la noi seguiremo. invece poi avremo modo di risentirci anche nel pomeriggio, nel prepartita di Palermo-Roma e tutto quello che caratterizza il calcio di Radio Yes con il grande Rino Tommasi, con Tonino Cagnucci, con Carlo Zampa e tutto il gran parterre. Rino, un abbraccio forte a te. Arrivederci, Grande buongiorno. maestro, buon weekend. Arrivederci. Ciao Tonino, Ciao un Tonino, buon abbraccione weekend. Tonino, Ciao, buona grazie. giornata, Tonino grazie. Cagnucci del Ciao. Romanista.